Sii sempre amante del dolore, il quale, oltre ad essere l'opera della divina sapienza, ci rivela meglio ancora l'opera del suo amore. Cari amici, pace e bene a tutti voi. Che la benedizione del Signore, per intercessione del nostro amato Padre Pio, ci accompagni in questa giornata. E oggi viviamo un giorno particolare. Da un po' di anni il Santo Padre, per il 24 marzo, ha indetto la giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri. Ecco, è un argomento su cui dobbiamo riflettere, fratelli miei, un argomento che oggi deve accompagnarci in questa giornata, no? Tanti uomini e tante donne ancora oggi vivono il martirio per annunziare e testimoniare la fede. Ci sembrano ragionamenti un po' lontani nel tempo, no? Ci sembrano argomenti che abbiamo abbandonato da anni, sì, nel nostro continente, nella nostra nazione, certamente sarebbe assurdo pensare a tutto questo, eppure in tante parti del mondo, tanti cristiani, tanti missionari vengono uccisi perché annunziano il Vangelo di Cristo. E perché vengono uccisi per questo? Perché il Vangelo, fratelli miei, è libertà. Quando un uomo annuncia il Vangelo di Dio, dice all'uomo che sei libero, dice all'uomo che sei salvato, dice all'uomo, annunciando il Vangelo, dice che tu non sei più prigioniero del male o della tristezza. E questo forse a tanti fa male, e questo forse a tante persone che vogliono tenere l'uomo imprigionato, che vogliono tenere l'uomo chiuso, no? Quasi come uno schiavo, questo non è comodo, e quindi vogliono togliere di mezzo questi missionari del Vangelo. Allora, fratelli miei, accogliamo questo invito in questa giornata, facciamo nostro questo essere missionari del Vangelo. Certamente noi forse non saremo mai chiamati ad essere missionari in queste terre, in questi luoghi dove anche la vita è messa in pericolo, e quindi ricevere il martirio, ma siamo chiamati ad annunciare la bellezza del Vangelo, siamo chiamati ad annunciare la libertà del Vangelo dove viviamo, nelle scuole, nelle piazze, nel supermercato, nei luoghi di lavoro, in ufficio, sul cantiere, ovunque. Siamo chiamati, noi cristiani, noi battezzati, siamo chiamati ad annunciare il Vangelo di Cristo che è liberazione, il Vangelo di Cristo che rende il cuore dell'uomo libero di poter amare. E allora, fratelli miei, vivendo questa giornata di preghiera e di digiuno per i martiri missionari, auguro a tutti voi una buona e santa giornata.